Bella domanda. È difficile rispondere perché tutti i libri che ho amato mi rappresentano un po', altrimenti non li avrei amati, no? Però se proprio devo scegliere, scelgo Il barone rampante di Italo Calvino. Intanto per cominciare perché è davvero un classico, cioè una storia che non passa mai di moda, un libro, una storia che non diventa mai vecchia. Si può leggere da bambini, poi si può rileggere da adulti e poi ancora da anziani. E ogni volta che lo leggi, oppure che lo rileggi, o che ci ripensi, ti emoziona ancora, ti fa scoprire cose nuove, ti permette di dare un significato diverso a quelle cose che avevi scoperto già. Per esempio, questo barone che rampava sugli alberi e si chiamava Cosimo, quando avevo 10 anni, di lui mi aveva colpito la ribellione alle regole dei genitori e l'idea bizzarra di andare a vivere sugli alberi. A 30 anni mi aveva ispirato la coerenza con se stesso dimostrata da Cosimo, dimostrata restando a vivere sugli alberi per tutta la vita. Ora che sono grande, ho capito che Cosimo, come ognuno di noi, è separato, ma è anche collegato a tutte le altre persone. Dal suo speciale punto di osservazione sulle chiome degli alberi, Cosimo si innamora e partecipa alla vita di tutti. Perché quello che conta non è dove vivi e quali sono le tue regole. Quello che conta è se riesci a costruire il tuo punto di vista indipendente e a rispettare quello delle altre persone. Secondo me il testo è un po' come la musica. Proprio come la musica ha il ritmo della storia, la melodia delle voci dei personaggi e l'armonia che collega tutti i suoni tra loro. Quando le regole e la fantasia, quindi la scienza e la magia, si fondono, il testo, proprio come la musica, fa provare emozioni, risuona nell'anima e accende l'ispirazione. La scienza mi è servita per fare alcune scelte importanti che andavano fatte. Quale parole usare perché hanno un significato anche per i più piccoli, quale parole evitare perché sono troppo difficili e perciò non significano nulla, quali personaggi mettere in evidenza, quali avvenimenti raccontare e a quali invece bene o male rinunciare per ripercorrere le avventure del protagonista in poche pagine rispetto all'originale. Quindi, se per scrivere ci vuole un po' di scienza, questa scienza, anche per leggere ci vuole scienza. Ma per non rovinare l'atmosfera dell'avventura, non basta la scienza, ci vuole anche la magia di chi scrive e la magia di chi legge. Se vi sentirete bagnati di acqua salata, se avvertirete l'odore di pesce, se i personaggi vi faranno arrabbiare, ridere oppure commuovere, allora noi, voi e soprattutto Harvey e il suo ideatore Kipling avremo fatto tutti insieme una gran bella magia.